Benvenuti e benvenute. Prima di passare alla traduzione desidero passarvi questo chiarimento. Nel video viene usato il termine gravità, che ha il significato nel nostro caso di densità e galleggiamento. Il termine viene usato per proseguire con fluidità nella traduzione di vecchi filmati. Il tema del video è l'apparato vestibolare, non la gravità. A buon intenditor, poche parole. Certo abbiate compreso l'introduzione, auguro a tutti e tutte una buona visione della traduzione. E con l'occasione ringrazio di cuore Eva Suzette per la sua disponibilità nell'offrirci la sua bella voce. L'occhio umano è uno strumento miracoloso, percettivo, sensibile. Sempre sintonizzato sulle pulsazioni delle lunghezze d'onda della luce, l'occhio arriva a vedere fino all'orizzonte. Non può vedere oltre le colline o oltre la foschia delle distanze. Per ampliare la portata dell'occhio umano, l'uomo ha sviluppato meravigliosi strumenti sensibili, binocoli. Telescopi giganteschi per sondare l'estensione più vasta dello spazio. Vedo attraverso te! Salve gente, come va? Alla fine sono arrivato a fare un video sull'apparato vestibolare. E non posso enfatizzare troppo quanto sia importante questo apparato vestibolare per tutte le nostre funzioni. L'apparato vestibolare fondamentalmente è il nostro giroscopio interno, responsabile per la stabilizzazione della nostra visione, l'orientamento spaziale e l'equilibrio. Inoltre gioca un grande ruolo nelle operazioni degli altri sistemi del nostro corpo. La cosa curiosa è che non è essenziale solo l'apparato vestibolare per la nostra esistenza, ma perché inoltre non può funzionare senza la gravità. È una lama a doppio taglio per ambedue le parole, NASA e gravità, diventano nostri amici. Mi spiace, ma nel 1969 la storia di fantascienza diventa impossibile quando ci rendiamo conto che l'apparato vestibolare non può funzionare senza la gravità nello spazio immaginario. Sapete la storia dove i cosiddetti astronauti saltano dentro alla loro navicella spaziale pilotandola oltre l'orbita bassa fino ad una distanza di 384.000 km sull'orbita della nostra Luna, poi si separano dentro al modulo lunare discendendo manualmente e magicamente senza alcuna imperfezione? Sono atterrati in un solo tentativo su una superficie rocciosa rotante sconosciuta, mentre l'altro tizio è rimasto nell'orbita magica della Luna. Sulla superficie Buzz Aldrin e Neil Armstrong hanno avuto grandi momenti giocando e conducendo una manciata di esperimenti scientifici. Hanno piantato la bandiera, poi si sono esplosi via dalla Luna, attraccando col modulo di comando nello spazio senza un sistema di coordinate, manualmente, visivamente e con pochi ritardi da parte dei controlli remoti da Houston. Molto accuratamente fino a pochi piedi in maniera da farsi di unire magicamente le due piccole capsule spaziali nell'enorme vastità dello spazio. Ed inoltre per navigare hanno usato un sestante come strumento per allinearsi visivamente con la Terra, le stelle o i pianeti lontani miliardi di chilometri triangolando la loro posizione. Che storia fantastica! Tutto questo lavoro tecnico che i supercomputer di oggi non sono nemmeno in grado di replicare. Abbiamo perso le istruzioni di come arrivare sulla Luna. Loro hanno fatto tutto questo col sistema vestibolare disabilitato a causa della mancanza di gravità nell'orbita bassa terrestre e nell'assenza della gravità nel loro viaggio verso la Luna, per poi tornare indietro da un sesto di gravità della Terra dalla stessa Luna. Uno dei più grossi problemi con queste affermazioni è che l'aspetto della visione stabilizzatrice del sistema vestibolare sarebbe stato danneggiato per questi astronauti. Il riflesso oculo-vestibolare, come ho menzionato nel mio video sugli occhi come giroscopio, è quello che ci permette di avere un campo di visione stabile. Significa che il nostro sistema vestibolare individua la gravità per poi usare l'orientamento verticale della stessa e stabilizzare la nostra visione. Quando andiamo in giro, quando guardiamo in giro o quando facciamo dei controlli, il nostro campo visivo è stazionario. Le cose non si muovono ogni volta che guardiamo in giro o ci muoviamo lentamente. I muscoli dei nostri occhi compensano i movimenti della testa o della rotazione. Per questo possiamo funzionare correttamente. Senza questa caratteristica, ogni piccolo movimento causerebbe al nostro campo visivo spostamenti o inclinazioni, se non giramenti che porterebbero a vertigini o malessere.
Ora la NASA è in serie difficoltà quando si arriva al sistema vestibolare. Qualsiasi breve cenno per chiunque è della NASA di questo soggetto è che ci abituiamo rapidamente e possiamo lavorare in qualsiasi posizione, capovolto da altro. Il problema è che il solo modo per questo di essere vero è che se i nostri occhi non rilevano la gravità, non sono in grado di stabilizzare la nostra visione. Inoltre, se i nostri occhi non sono stabilizzati, la nostra visuale, ogni volta che muoviamo la testa, causerà alla nostra visuale degli spostamenti, impedendoci di funzionare o di portare a termine anche il compito più facile. Pertanto, anche se i nostri occhi sono bloccati sul posto e la nostra visione adesso è una fotocamera traballante che non si ferma mai e che rende impossibile il buon funzionamento, oppure i nostri occhi rilevano la gravità stabilizzando la nostra visuale, o perlomeno cercano di farlo, se questo è il caso, allora non è così facile lavorare capovolti, perché sapremmo che siamo capovolti e sentiremmo la differenza. Vedete, questa è veramente una difficile situazione per le affermazioni dello spazio. La storia dell'allunaggio è particolarmente sospetta, perché nel viaggio verso la Luna non dovrebbe esserci stata alcuna gravità. Pertanto non poteva esserci alcuna stabilizzazione visiva a quel punto. Adesso si presume che dovremmo credere che col campo di una visuale traballante che rende tante persone sofferenti di vertigini al punto di far sì che non si muovano per niente, i magici astronauti della NASA hanno pilotato manualmente due navicelle spaziali su una roccia rotante atterrandoci sopra. La visione stabilizzata dipende dalla gravità. Diversamente non c'è alcun piano di riferimento per riuscire a stabilizzarsi. Se si ha una visione stabilizzata che permette di lavorare capovolti con facilità oppure no, e che non sarebbe facile per niente funzionare bene. In ambedue i casi non ho mai sentito una buona spiegazione da parte della NASA su come possano stare gli astronauti nella microgravità o esattamente come procedono con l'aspetto della stabilizzazione visiva o la loro mancanza. Comunque, la ricercatrice della NASA che parla di questo video è Joanne Vernikos ed in realtà mi piace il suo lavoro sulla gravità e di come sia essenziale per la vita, una specie di radiazione. È una delle poche persone là fuori che suona l'allarme di quanto sia pericoloso rimanere seduti per la nostra salute. Sollecita quanto sia facile mettersi in piedi ogni 20 minuti perché sarebbe più salutare che fare esercizi. Ora, non so perché lei non vede alcune delle inconsistenze della NASA, non so se lei lo sa, perché c'è qualcosa che non va o se è inconsapevole di questo. Non ho mai pensato se vivo per dire questo, perché c'era così tanta enfasi sul sistema vestibolare alla NASA nei primi tempi. C'è sempre stata, ma il sistema vestibolare è finito per trovarsi lontano dall'essere semplicemente importante, oltre all'equilibrio e alla coordinazione. Non mi trovo qui per qualificare equilibrio e coordinazione. Penso che lo volete e che ne abbiate bisogno. Ma si tratta della zona di compensazione per la regolazione della pressione del sangue, per la zona di compensazione di molte altre attività, per i muscoli, le ossa. Al momento stanno facendo ricerche sulle ossa che sono state mediate dal sistema vestibolare. Pertanto, quando il sistema vestibolare si ferma, se si ferma letteralmente, siete nei guai. Pratico approccio per la diagnosi ed il trattamento dei capogiri e delle vertigini. Perché è importante il sistema vestibolare? Il sistema vestibolare è difficile da apprezzare fin tanto non perde le sue funzioni. Controlla l'equilibrio, vi dice quando vi state muovendo, vi aiuta a mantenere stabile la vostra veduta. Connessione vestibolare vista. A causa degli intricati collegamenti fra il sistema vestibolare ed il sistema visivo, problemi con la funzione spazio-vista sono comuni per le persone che soffrono di disordini vestibolari. Coordinazione fra mano ed occhio potrebbero non essere ben coordinate ed anche la percezione di profondità si perde. Funzioni esecutive. Le vostre funzioni esecutive potrebbero non funzionare bene. Attività che erano automatiche, quelle dove non dovevate pensarci due volte, adesso vanno focalizzate meticolosamente e pensate. Resistenza cognitiva. Disordine vestibolare va ad interferire con la resistenza cognitiva, con l'energia cognitiva. L'energia cognitiva è limitata per tutti. Se si usa una grande quantità di questa energia per mantenere l'equilibrio e rimanere fermi, qualcosa che normalmente viene fatto automaticamente, è improbabile che ve ne rimanga ancora per altre attività. Attenzione, concentrazione.
Disordini vestibolari interferiscono con la vostra abilità di mantenere concentrazione ed attenzione. Scoprirete che è difficoltoso rimanere focalizzati per un certo tempo. Questo causa problemi con fare più cose contemporaneamente, sequenzialità, seguire le direttive, riempire questionari, seguire una ricetta, seguire una conversazione. Memoria. Il disturbo più comune associato a problemi vestibolari è la perdita di memoria a breve termine. L'orecchio umano è diviso in tre compartimenti: l'orecchio esterno, l'orecchio medio e l'orecchio interno. L'orecchio interno contiene la coclea a forma di spirale, dove il suono viene trasdotto in segnali neurali, ed il complesso vestibolare che contiene i recettori per i nostri sensi di equilibrio. La cavità centrale a forma d'uovo è il vestibolo che contiene due organi otolitici, il sacculo e l'otricolo. E dentro a questi, delle cellule di peli simili a quelle della cute, sono raggruppate nella macula dove i loro processi sono inseriti in una massa gelatinosa disposta sotto un leggero strato cristallino chiamato otolite. Quando si piega la testa, la gravità muove la massa cristallina e distorce la stereociglia del pelo. Questo è come il sacculo e l'otricolo che forniscono le informazioni sulla posizione nei confronti della gravità. Oltre il vestibolo si trova la terza parte del labirinto osseo, conosciuto come i canali semicircolari. Il canale che sporge nella regione posteriore del vestibolo è responsabile per il rilevamento del movimento della testa in tre piani speciali. Il condotto anteriore rileva i movimenti avanti ed indietro. Il condotto posteriore rileva i movimenti in alto ed in basso. Il condotto laterale sente i movimenti a destra e a sinistra. Ogni canale contiene le memorie semicircolari del condotto dove si avverte il momento angolare. Alla base di ogni condotto si trova un'espansione chiamata ampolla. All'interno dell'ampolla, lunghe stereociglia delle cellule dei peli sono incorporate nella cupola che sporge nell'endolinfa. Quando la vostra testa si muove, l'endolinfa muove la cupola che stimola le stereociglia. Ho scoperto la gravità quando ero arruolata nell'insegnamento all'Università della Scuola Medica nello stato dell'Ohio. Sono stata reclutata dalla NASA nei suoi primi anni. Mi hanno assunta per l'esperienza dei miei sforzi nella ricerca. Ero una delle sei che formavano il nucleo. Grazie alle mie ricerche mediche, al centro ricerche Ames in California. Abbiamo fatto subito domande come: cosa succede se viviamo senza la gravità? Nessuno lo sapeva. Nessuno di noi lo sapeva. Vivendo sul pianeta Terra, il nostro sviluppo cresce e la vita si allunga. Siamo influenzati da quattro forze fondamentali della natura: gravità, elettromagnetismo inclusa la luce, ed interazioni atomiche, forti e lievi. Tutti questi fattori influenzano la nostra vita su questo pianeta. Adesso sappiamo che la gravità e la luce sono cruciali per la salute, per il comportamento. Dal momento in cui siamo nati, dalla relativa mancanza di peso nel ventre della madre, ricordate questo: trovarsi nel ventre è come essere un astronauta nello spazio. Ed è ancora più difficile quando si indossa la tuta spaziale che deve essere in grado di proteggere l'astronauta dal vuoto dello spazio. Senza la gravità non ci sviluppiamo correttamente. Ad esempio, se un bambino è nato con una paralisi cerebrale, non può muoversi da solo. Non sente questa direzione verticale della gravità con precisione ed inoltre non si sviluppa normalmente. È la gravità che ci dà il senso della direzione e di accelerazione. Senza di questo non abbiamo il senso dell'equilibrio ed il coordinamento. Chi torna dai viaggi spaziali perde il loro equilibrio ed il coordinamento. Fondamentalmente sono come dei bambini. Solo per ricordare ai nostri telespettatori quanto è ostile l'ambiente nello spazio, perché ricordo la conversazione che abbiamo avuto l'altro giorno con l'astronauta Super Kelly qui a Filadelfia. Stava parlando degli effetti delle radiazioni spaziali e di come lo spazio è veramente ostile per il corpo umano.
Nessuna domanda, credo. Viaggiano nel vuoto dello spazio, orbitano alla velocità di 8 km al secondo, che è difficile da immaginare. Provate a pensare ad 86 campi da baseball al secondo. Poi le forti radiazioni, le temperature estreme ed ovviamente il rientro di tutto ciò che devono attraversare per arrivare a casa e rallentare da quegli 8 km al secondo fino allo scioccante toccare a terra nelle steppe del Kazakistan. È un'incredibile esperienza in ogni caso. Ok, qui vediamo qualcun altro che viene tirato fuori dalla capsula Soyuz. Riesco a vedere, è Scott Kelly. L'astronauta che punta il suo pollice in aria. Sta sorridendo, sta puntando il pollice in alto. Mentre viene sistemato dentro la poltrona di cui vi avevo parlato prima. Lo sistemano velocemente. E vediamo il suo grande sorriso, quello di Scott Kelly, e sulla destra potete vedere Steve Gilmore, il primo compagno nel suo primo anno nello spazio. Nessun estraneo in questo freddo atterraggio in Kazakistan. Questa è la quarta missione del secondo atterraggio della Soyuz. In totale 520 giorni nello spazio della sua carriera, nello spazio, 340 giorni in totale questa volta. Immagini che vedono padre e figlio, l'eredità dei cosmonauti russi in diverse decadi della storia dello spazio. L'apparato vestibolare include parti dell'orecchio interno e del cervello che aiutano il controllo del bilanciamento del movimento degli occhi. Ritorno nella realtà. Sono Bryce Salvador, capitano riposo difensore della NHL. Ho giocato 7 anni con i Blues e 7 anni con i New Jersey Devils. L'hockey è stata una parte integrale della mia vita e quando mi è stata portata via, perché sapete, a causa di problemi vestibolari, è stato veramente duro procedere. Sapete, ho cambiato la mia personalità, non potevo andare a fare cose, non potevo nemmeno salire in auto, guidare. I miei bambini erano ancora giovani e non avevano ancora un'età da poter capire. Ricordavano che giocavo così e non mi piaceva. Volevo mi ricordassero come giocatore anziché l'imbianchino delle pareti. Nella vita reale i problemi vestibolari sono disordini medici molto seri. D'altra parte la NASA difficilmente accenna all'apparato vestibolare. Quando lo fa, il sistema vestibolare viene trattato come uno scherzo o un inconveniente minore. Inoltre nel nostro orecchio interno ci sono 3 piccoli tubicini riempiti di un fluido e questi sono sistemati come una stazione all'interno e vi aiutano ad avere il senso di dove è l'alto e dove è il basso. Bene, una volta che si è nello spazio nessuno di questi funziona, perché voi se vi trovate nello spazio potete lavorare sul pavimento, potete lavorare sul soffitto, sulle pareti, potete lavorare capovolto in su e in giù. Ed è veramente disorientante. Pertanto la prima volta che si arriva nello spazio, una delle prime cose che si devono fare è di apprezzare di essere nello spazio. Ok, sono nello spazio, adesso posso lavorare in 3 dimensioni, non sono limitato a lavorare solo su un piano. Secondo la logica della NASA, tutti noi dovrebbero essere stati rimossi questi fastidiosi vecchi orientamenti spaziali del sistema di equilibrio. Salve, sono la dottoressa Kimberly Bell. Sono medico di terapia fisica e sono specializzata nel lavoro con persone che soffrono di vertigini, capogiri, squilibri e inspiegabili e continue cadute. Oggi andiamo a rispondere alle domande frequenti. Quali sono i 5 segnali principali e sintomi che si possono avere con i problemi vestibolari? La risposta è che persone con problemi vestibolari sovente si lamentano di sensazioni di squilibrio. Possono avere inspiegabili e ripetute cadute, o anche no. Possono sperimentare capogiri o vertigini, o anche non sperimentare questo. Una sensazione generale di stabilità o di sbilanciamento succedono spesso quando si hanno problemi vestibolari. Un altro sintomo che può avere chi ha problemi vestibolari è che quando cammina e gira la testa, può perdere l'equilibrio o barcollare o virare da una parte. Quindi, se uno cammina e gira la testa, fa una virata da una parte o gira dall'altra. Camminano a forbice con i piedi, incapaci di proseguire e camminare diritto con la testa piegata. Questa è un'indicazione che possono esserci dei problemi vestibolari. Comunemente le persone che guidano, se girano la testa mentre guidano, virano la loro auto fuori dalla riga. Quindi tutti questi sono sintomi di problemi vestibolari. Un altro sintomo è il capogiro e le vertigini in alcune posizioni specifiche,
come quando ci si stende nel letto e si hanno capogiri. Ci si gira nel letto, si hanno capogiri. Oppure quando mi piego per allacciare le scarpe, o quando guardo in alto nello scaffale più alto, ho capogiri. Tutti questi sono sintomi di problemi vestibolari. Le persone che normalmente si lamentano quando sperimentano problemi vestibolari è la sensibilità nel complesso della visuale dello sfondo, tipo la folla o nel centro affollato o nei centri commerciali, con molte auto, e fatti che succedono nel loro campo visivo. Ora, questi possono o non possono essere presenti quando le persone hanno disordini vestibolari, ma spesso li hanno. Ora è tempo del magico show. Perfettamente a posto, nessun problema di bilanciamento capogiro dopo un anno con un problema alterato col sistema vestibolare. Questo solo dopo 18 ore di essere arrivato in terra dallo spazio. Ma che scherzo! Libro fotografico NASA mostra scene emotive. Gli umani ignorano i loro raziocini. Chi torna dai viaggi spaziali perde il loro equilibrio ed il coordinamento. Fondamentalmente sono come dei bambini. Per me birra adesso. Una banana? No. Goffamente strambo. Come fanno gli astronauti? 1. Ritornano dallo spazio. 2. Bevono birra. 3. Vanno a nuotare. Gli astronauti amano l'acqua. Suona come i miei video nelle immersioni. Gli astronauti sono delle rock star. Welcome home. Back to Earth. I wanted to do that for a whole year. Se avete due secchi che contengono due galloni ed un altro secchio che contiene cinque galloni, quanti secchi avete? Due. Grazie.